Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Fortnite con il nostro agente 007 Banana o Bananito o Bananoso o Bananello, come lo volete chiamare, lo chiamate sempre una banana con gli occhiali da sole, è una cosa abbastanza strana. Detto questo signori, prima di partire col video, vedere se riusciamo a fare top 10 come il nostro di solito obiettivo, perché la vittoria reale non riusciremo mai a farla. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale. Intanto partiamo, signori, così intanto carica. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook. E tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando facciamo le live, sia su questa piattaforma che sulla piattaforma Viola. Infatti, mi trovate anche sull'altra piattaforma, quella dell'Istream e degli streamer, come sempre, come Maullo941. Detto questo, signori, mentre sta cercando una partita che sia alla nostra altezza, perché sapete che grandi campioni che noi siamo su Fortnite, e oh, guarda, Destino, ci spunta proprio il caricamento della nostra banana che si sta fanfrullato. Va bene, detto questo, signori, partiamo con il video. Ok signori, ci siamo sul bus che, visto il periodo natalizio, è cambiato. Abbiamo un mega Babbo Natale che sorregge il bus tutto pieno di lucine, di lampadine. Che cosa carina, che cosa carina. Nel frattempo all'interno ci sono le più terribili musiche. E noto con piacere che la mia isola volante è sparita. Ok, quindi dovremo trovare una nuova isola dove lanciarci, un nuovo punto dove lanciarci. Lanciamoci là sulla neve, signori. Andiamo sulla neve, proprio all'ultimo, scendiamo proprio per ultimi, abbiamo pagato il biglietto fino alla fine e lo sfruttiamo completamente e ci lanciamo sulla neve, signori. Vediamo lì che c'è stato di interessante. Mi hanno levato l'isola volante, che persone antipatiche. Mi hanno levato tempesta in arrivo tra 58 secondi. Zio, ancora neanche sono atterrato e già sta arrivata tempesta. Fammi un attimino atterrare, prendiamo un attimino coscienza di cosa succederà in questa nuova avventura. Andiamo là con i pupazzi di neve. Chi è questo? C'è un tizio che vuole parlare? Chi è costui? Parla. Ma di che stiamo a parlare? Wow, anche piacciono i sassi? Ma scusatemi, è normale che ci sia il tizio? Ricompensa, raccoglie materiali, costruisce strutture in pietra, raccoglie pietra da strutture. Ma che cosa vuol dire? Sì, incarico accettato. Ma tieni premuto per visualizzare. Ma che devo fare? Signori, qualcuno mi spiega cosa cazzola devo fare? Perché ho aperto un pacco di Natale. Ma che tempesta in arrivo fra 2 secondi. Ok, sta già arrivando la tempesta. Aspetta, aspetta, qui non c'è niente interessante a parte lo slurp. Va bene, fermi tutti. Questi ce li pigliamo pure, li spariamo subito a terra. Dai così, dai così. Dai così, li abbiamo finiti. Mi posso bere lo slurpone, grazie. Dai così, io dovrei vedere un attimino dov'è la safe, perché siamo leggermente... Ok, siamo completamente dall'altra parte della safe, signori. Ce ne freghiamo del tizio che voleva parlare con noi, non diamo confidenza agli estranei e cerchiamo di avvicinarci verso la safe trovando qualcosa di interessante, come arma, perché non abbiamo nessuna arma a disposizione. Qualcuno mi spiega nei commenti cosa voleva il tizio lì. Oh, guarda, un cespuglio con le... Di là si stanno sparando. No, 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 cazzarolo. Non c'ho nulla, non c'ho... Non ne ho... Non ho armi. Non ho armi. Non ho armi. Ci pigliamo a bacchettate. Zia, lasciamoci stare a vicenda, ti prego. Non mi rompere le scatole così subito. Neanche siamo partiti e già devo morire male, no. Ti prego. Mamma mia, che inizio sbagliato, signori. Che inizio sbagliato. Quando proprio uno dice un inizio sbagliato, sì, è questo. Un inizio sbagliato. Qua sotto c'è qualcosa per... Un'arma. Delle munizioni che non ci servono una cippa di nulla. Però va bene. Mettiamocela dentro. Non abbiamo un'arma, sapete com'è. Senza un'arma, le munizioni non servono a niente. Però va bene. Calma. Calma, calma. Qua c'è una casa. Entriamo in questa casa. Abbiamo ancora 1 minuto e 20 per cercare qualche arma e poi andarcene verso la safe. Ringraziamo che la tizia non ci ha ammazzato male, perché dico, avesse avuto raccogli materiali da costruzioni. Ma che vuole? Questo lo prendiamo. Qua c'è, oh, quantomeno una mitraglietta l'abbiamo presa. Qua forse c'è una cassa. Ok, che non so dove sia, forse qua sotto. Io ho sempre problemi a trovare le casse, signori. Ho sempre problemi a trovare la cassa. Abbiamo 54 secondi ancora. Allora è qua sopra. Sta qua sopra la cassa, mannaggia lui. Perché me le devo nascondere così malamente? Oh, perfetto. Non so cosa stiamo prendendo, però va bene. Questo lo mettiamo qua.
Lo sviluppone di là, perfetto. Ma posso fare uno sciorpino? No, non mi posso fare lo sciorpino. Ok, va bene. Continuiamo a cercare qualcosa, anche se siamo proprio messi male. Devo andare verso la safe, signori. Abbiamo finito di cincischiare. Andiamo verso la safe. 26 secondi e saremo chiusi malamente. No, 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 no. Ma perché sono tutti qua? No, no, no. Ammazzatevi fra di voi. Ammazzatevi fra di voi. No, non mi guardare. Non mi guardare. Non mi guardare. Non mi guardare. Non mi guardare, non mi guardare, non mi guardare. Ho finito le munizioni, perfetto. Dov'è il tizio? È scappato via. Via, 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 veloce, 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 sta arrivando la tempesta. Mamma mia, signori, siamo partiti alla grande. Siamo in 55, siamo già rimasti in 55. Va bene, va bene, va bene, calma, 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 calma. Sento dei passi. Ma no, 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 dai, ma che schifo. Ma che schifo, ma dai. Riepilogo luoghi indicati, non è male, costruisci. Preparati, dai, facciamone un'altra, signori. Facciamone un'altra. Ok, signori, ci siamo di nuovo. Siamo nuovamente sull'autobus e voglio andare là, su quella casupola lì, deserta, abbandonata. Lì, voglio atterrare lì, signori. Vediamo se siamo più fortunati questa volta. Impressionante, comunque abbiamo avuto una sfiga terribile. Nel video precedente, nella partita precedente abbiamo avuto una sfiga terribile. Abbiamo incontrato un sacco di persone che non ci hanno ammazzato. Eravamo riusciti a difenderci bene e poi purtroppo ci hanno eliminati. Perché giustamente nessuno sopporta le banane e giustamente ci hanno dovuto eliminare. Va bene, ma noi ci rifaremo, ci rifacciamo in questa partita, signori. Ci rifacciamo in questa partita. Cazzarola, primo atterraggio. Oh, ok. Ah, siamo alla discoteca. Ok, sì, questo me lo ricordo. La discoteca me la ricordo, signori. Mister Banana, DJ Banana alla console, signori. DJ Banana alla console. Dai, dai. Distruggiamo tutto, però vaffan bagno, via, via, tutto via, tutto via, come se non ci fossero domani, tutto via, come se non ci fossero domani. Ma lo sto distruggendo? No, non sto distruggendo una cippa di nulla. No, 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 che cazzarola, porca di una miseria. Eravamo appena arrivati, mannaggia. Dov'è? Se lo ammazzo con la pistoletta, signori. Abbiamo tutte e due la pistoletta. Sconta l'ultimo. Secondo me. Ma vaffan. No, ma non ci posso credere. Non ci posso credere. Sembrava. Guarda, sta pure a ballare. Ma porca miseria. Sta pure a ballare, dai. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Era sembrato lo scontro dell'ultimo sangue. Mamma mia, che brutte partite entrambe. Va bene, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao!